vedremo come modificare o personalizzare la miniatura o icona dei video su Windows. Mi spiego meglio. Se noi apriamo Esplora File Windows, andiamo su dei video e qui su Visualizza, i file presenti possono essere visualizzati come dettagli e quindi non si vede praticamente nulla, come miniatura, icone piccole che in questo caso non si vede niente, icone grandi ci viene presentata una miniatura per ciascun video presente. Queste miniature in genere sono il primo fotogramma del video stesso. Ora, noi potremmo voler personalizzare queste miniature, magari per metterci il titolo del video, per metterci un fotogramma particolare del video stesso e non il primo. Come si fa? La prima cosa, chiaramente questa visualizzazione dipende anche dal programma che si è scelto come predefinito per vedere i video. Quindi si va qui per esempio sul destro del mouse, proprietà, e si vede il programma predefinito. In questo caso è VLC Media Player. Andando su cambia si può cambiare e scegliere un altro programma. Si può vedere anche qual è la risoluzione del video in oggetto. Si va su dettagli e qui in video c'è la larghezza del fotogramma 1280, l'altezza del fotogramma 718. Quindi questa è la risoluzione del video. Qual è il punto adesso? Il problema che vogliamo risolvere è creare una miniatura personalizzata per un video, in modo da, quando si vede sotto forma di icone grandi in Windows, si vede appunto quella miniatura che abbiamo scelto e non quella predefinita di Windows, che appunto è il primo fotogramma. Andiamo qui per esempio su download, in cui ho scelto questo video come test, in cui viene visualizzata come miniatura, vedete, se questi icone piccoli non si vede niente, il primo fotogramma del video stesso. Per fare questa modifica non è una cosa semplicissima, si deve utilizzare un programma che si chiama iTunes, che è della Apple, ma che può essere scaricato anche per Windows da questa pagina. Ecco qua, si inserisce un indirizzo email, si va su download e si scarica iTunes. Quando è scaricato e installato iTunes, ha questo aspetto. Noi selezioniamo film qua tra tutte le opzioni e andiamo su video personali. Carichiamo sulla libreria il video di cui vogliamo cambiare la miniatura. Possiamo scegliere per esempio uno screenshot del video stesso, oppure anche un'immagine creata appositamente da noi. Trasciniamo, si creerà un collegamento a questo stesso video. Allora, per fare uno screenshot del video si fa andare. In questo caso io ho fatto un doppio clic, vediamo che parte subito. O che abbia un indirizzo di posta elettronica, che poi, anche se... Dunque, per fare uno screenshot si va qui sul destro del mouse, video, cattura schermata. Lo screenshot può essere fatto anche con un programma per catturare lo schermo di Windows. Dunque, in questo caso vediamo come invece non mettere uno screenshot del video, ma mettere proprio un'immagine creata da noi. Ho creato appositamente questa immagine, che è proprio questa qua, vedete? Che è un titolo, un'immagine della stessa dimensione del video, che come abbiamo visto si può ricavare precedentemente andando con il destro del mouse su proprietà, e vediamo come procede. Allora, prima operazione, si crea un collegamento su video personali al video a cui vogliamo cambiare la miniatura. Secondo passaggio, destro del mouse, informazioni video.
Dunque, si va qua su illustrazione e non c'è, come vedete, illustrazione, e quindi si va qui su aggiungi illustrazione. Aggiungi illustrazione e sceglie l'immagine che vogliamo usare come miniatura o come icona. Si va su apri, questa è l'anteprima, si va quindi su ok. Come vedete, qui su Esplora File il video ha già preso come miniatura quella che abbiamo aggiunto. Vedete? Dettagli con i piccoli e con i grandi, e qui il video ha come miniatura l'immagine che abbiamo aggiunto. A questo punto qua possiamo anche rimuovere questo video da iTunes, elimina dalla libreria, che addirittura possiamo anche chiudere iTunes, che il video a cui noi abbiamo cambiato la miniatura rimarrà come prima, cioè con la stessa immagine che abbiamo scelto. Questo perché? Perché iTunes modifica il video originale e non solo il collegamento che noi abbiamo aggiunto. Ora, forse sono stato un po' troppo casinato, ma il concetto è quello. Si può modificare la miniatura o icona, se la vogliamo chiamare così, dei video, in modo da inserirci un fotogramma anche personalizzato oppure un fotogramma catturato dal video stesso. E questo è tutto.